I colori della bandiera ucraina hanno illuminato le istituzioni dell'Unione Europea a Bruxelles per celebrare il 32° anniversario dell'indipendenza del paese. Le celebrazioni dei membri della diaspora ucraina si sono svolte a Grimbergen, non lontano dalla capitale belga. Qui il ruolo degli alleati occidentali è considerato fondamentale per la vittoria del paese nel conflitto con la Russia. Our allies, they understood what kind of danger is represent Russia represent, what kind of a challenge to the not only for Ukraine but to European Union, to the whole civilized world Russia poses. So it's our common battle. That's why I'm sure this support will remain and will increase. Nel suo messaggio per celebrare la giornata, il presidente della Commissione europea ha dichiarato che l'aiuto sarà offerto per tutto il tempo necessario. La diplomazia statunitense ha invece affermato che non c'è stanchezza da parte degli alleati dopo 18 mesi di guerra. I don't think that there is a question of Ukrainian allies withdrawing their support. In fact, I only see more support for Ukraine. It's teaching us every day what it means to fight for freedom. I due mesi di controoffensiva ucraina non hanno portato a progressi significativi nel recupero del territorio, ma la colpa è in parte dell'Unione Europea, sostiene un analista. Why do we spend so much time differing, taking so long to make decisions that could be made much quicker? You know, the relevant arms that Ukraine needs on the field, for example, the F-16s. Why is it taking 1.5 years for Ukraine to get the green light? The pilots still need to be trained. This war will be over much quicker if Ukraine gets what it needs. L'Unione Europea ha speso 76 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina e a breve ne saranno inviati altri 50 miliardi, ha ricordato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Sesto giorno consecutivo di violenti incendi in Grecia. Centinaia di vigili del fuoco combattono senza sosta per spegnere le fiamme. La situazione rimane critica nella regione della Tracia, nei pressi della città di Alexandroupolis e del Parco Nazionale della Foresta di Dadia, dove le fiamme formano un fronte ormai lungo 15 chilometri. Just a few kilometers north of Alexandroupolis, you can see how devastating the fire was. Here in this village there are about 10 houses which have been burned to the ground. There is no way that the people can come back and live here because it's just unlivable. There is no windows left, no room roof left, and you can see that even though the fire has been put out, we still have to wear masks because of all the fumes in the air. It's just so difficult to breathe, and you can see in this way over the hills, and nothing has been left because of the fire, and it seems like nothing could have stopped the fire because here it's very hot. It's very dry and it's windy at some moments, which makes, you know, all of these conditions make the flames even bigger and spread even easier. And this is a situation like in 80% of the territory here in Greece, because of the wind, the fumes are spread throughout the country, as far as 950 kilometers to the southwest, reaching some Italian islands, which it's very difficult to breathe. And some beachgoers, when they go to the beach, when they lay to sunbathe, when they see up, they see ash coming from the sky. And in this direction, over the hill in the mountains, is the bodies where 18 illegal immigrants were found dead. They were coming in through Turkey, they swam over the river, they came here, and you know, when immigrants come to Europe, they don't have any documents, they don't have any money, they don't have phones, so they were not able to call anyone and ask for help, so they were buried alive. And a spokesperson from the fire brigade in Alexandroupolis says that this number could be even greater, so they are still trying to extinguish the fire. We can hear helicopters up in the air. They are trying to extinguish as much fire as possible, but we will stay on the ground and cover the really this devastation, which has covered more than 400,000 acres here in Greece. 9 tentativi di incendio doloso sono stati compiuti nelle ultime ore ai piedi del Monte Parnifa, la più grande foresta vicino alla capitale ellenica Atene, ha annunciato il ministro della crisi climatica e della protezione civile, Vasilis Kikilias. In un messaggio televisivo quest'ultimo ha rimarcato che gli incendi sono scoppiati in più luoghi contemporaneamente. Capi alitiri e bristes, vasun fotiès,
θέοντας σε κίνδυνο τα δάση, τις περιουσίες και πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής, κυρίως η ελληνική αστυνομία και πάντως η ΕΕΠ, θα κάνουν τα πάντα για να συλλάβουν τους εμπριστές. Εγκληματείτε ενάντια στη χώρα, δεν θα γλιτώσετε, θα σας βρούμε, θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη. Le autorità hanno identificato un camioncino argentato, probabilmente collegato agli incendi dolosi. La polizia ha poi arrestato quattro persone in relazione agli incendi divampati vicino alla città di Avlona, nel nord dell'Attica. Tre detenuti, tuttavia, sono stati rilasciati perché non è stata trovata alcuna prova contro di loro. Il quarto è stato invece ufficialmente arrestato. Si tratta di un ex avvocato di 45 anni. La banca centrale turca ha alzato i tassi di interesse più del previsto, con una mossa a sorpresa, portandoli dal 17,5% al 25%. Ankara ha mandato un chiaro messaggio ai mercati sul fatto che è disposta a portare avanti l'impegno di frenare l'inflazione attraverso una sana politica monetaria. In seguito alla notizia, la lira turca si è rafforzata contro il dollaro, l'inflazione in Turchia è diminuita rispetto al picco dell'85% nell'ottobre 2022, ma è balzata dal 38% di giugno a quasi il 48% a luglio. Carlo III e la regina Camilla visiteranno la Francia a settembre, rende noto Buckingham Palace, dopo il rinvio della visita di Stato a causa delle proteste contro la riforma dell'età pensionabile. La coppia aveva programmato di arrivare a Parigi e Bordeaux lo scorso marzo come parte del loro debutto sulla scena mondiale, salvo poi autodirottarsi in Germania. La visita transalpina avrà luogo dal 20 al 22 settembre. Uno degli obiettivi originali del viaggio è quello di migliorare le relazioni coi paesi dell'Unione Europea dopo le tensioni sulla Brexit. La città natale di Hitler continua a rappresentare un grattacapo per le autorità austriache. A due mesi dalla ristrutturazione per trasformarne la casa in una stazione di polizia, politici e cittadini mostrano la loro opposizione. Inoltre, un regista ha realizzato un documentario in cui denuncia che Hitler voleva che fosse un edificio per pubblici ufficiali. Wenn wir mit dem Haus irgendeine Entscheidung treffen, dann muss sie auf jeden Fall eine Entscheidung sein, die nicht mit Adolf Hitler, nicht im geringsten mit seiner Willensäußerung zu tun hatte. Intitolato Chi ha paura di Braunau, il documentario verrà proiettato martedì prossimo davanti alla casa a tre piani dove Hitler trascorse i primi mesi della vita. La casa è stata espropriata nel 2017 per evitare che diventasse una calamita per i neonazisti e presenta un'iscrizione su una roccia che rende omaggio alle vittime del nazismo. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a costituirsi in carcere nella contea di Fulton ad Atlanta, Georgia. Deve rispondere di 13 accuse, tra cui racket e ingerenza elettorale, legate al tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 nello stato della Georgia. Trump nega ogni illecito e afferma che le accuse sono politicamente motivate. La cauzione è fissata a $200,000. Anche gli altri 18 coimputati nel caso hanno iniziato a costituirsi. Tra loro l'ex avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani, che è stato arrestato con l'accusa di sovversione elettorale e poi rilasciato su cauzione. Il caso della Georgia è l'ultimo di una serie di gravi incriminazioni penali, due delle quali federali, presentate contro Trump. L'ex presidente deve affrontare altre 78 accuse in altri tre casi, tra cui un'indagine sulla sua presunta cattiva gestione di documenti riservati della Casa Bianca. È iniziato in Giappone lo sversamento delle acque contaminate della centrale nucleare di Fukushima nell'Oceano Pacifico. Si tratta di un lungo processo che potrebbe durare tre decenni ed è considerato necessario per smantellare l'impianto che ha subito un grave incidente nel 2011. Come ha ricordato l'operatore dell'impianto in una conferenza stampa, il rilascio è stato approvato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'acqua è stata trattata e non sarebbe nociva. Tuttavia in Giappone sono in molti a credere il contrario e a manifestare pubblicamente il proprio disagio. No,
Nei paesi vicini, come la Corea del Sud, ci sono state molte proteste scatenate dalle preoccupazioni per i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute. Anche le industrie ittiche sono preoccupate. La sfiducia dei consumatori nei confronti del pesce e dei frutti di mare qui raccolti potrebbe far crollare le vendite. Il governo cinese ha definito lo sversamento un atto di egoismo e ha vietato tutte le importazioni di frutti di mare giapponesi, senza escludere ulteriori misure per salvaguardare la sicurezza alimentare del pubblico. Un giorno in più per votare sta accadendo in Zimbabwe, dove si stanno tenendo le elezioni presidenziali e legislative. La decisione è stata presa vista l'alta affluenza alle urne e per poter dare a tutti la possibilità di esprimere il proprio voto. A pesare su queste elezioni però una situazione economica in continuo peggioramento. La sfida è tra il presidente in carica Emmerson Mnangagwa e il suo principale rivale Chamisa. Intanto l'opposizione ha denunciato frodi, ostacoli ed errori. Luis Rubiales si dimette. Il presidente della Federazione Calcio Spagnola, travolto dalle polemiche per il bacio in bocca alla giocatrice Jenny Hermoso, lascerà l'incarico venerdì. L'episodio era avvenuto durante la premiazione della finale dei mondiali femminili di calcio a Sydney, vinti proprio dalla Spagna. Per le dimissioni di Rubiales, decisive le pressioni del governo di Madrid e l'inchiesta aperta dalla FIFA nei suoi confronti. La commissione disciplinare della FIFA contesterà Rubiales, che è anche vicepresidente dell'UEFA, la violazione delle norme su fair play, lealtà e integrità.